provocate. Bella è la figlia del signore di Aquileia, quindi è una donna molto aristocratica, molto fiera di sé, orgogliosa, è imprigionata da Attila, inizia subito con un'invettiva molto fiera dove appunto fa vedere a questo tiranno la differenza tra le donne italiche che sono così combattive, orgogliose, e invece quelle barbare che sono secondo lei sui carri a piangersi addosso. Attila si arrabbia quando gli portano le schiave che erano state risparmiate, come gli dice Uldino, come tributo alla loro combattività. E lui infatti si lascia prendere, si innamora di questa combattività, di questo modo delle donne italiche di essere così, così forti, questa personalità. Modabella con in mano la spada di Attila giura a Dio, a se stessa, a suo padre, che con questa spada porterà avanti i suoi progetti con grande determinazione, perché lei fin dall'inizio ha in mente di eliminare Attila, che ritiene insomma, il carnefice del proprio padre e del proprio amato. Via tutto, via tutto. E torniamo su sulla sincope. All'inizio del secondo atto, Odabella torna in scena e si lascia andare a uno sfogo
molto languido, dice al proprio cuore di piangere liberamente, e vede tra le nuvole lo spirito del padre che si sovrappone allo spirito di Foresto, e quindi c'è questo momento elegiaco di grande fragilità. L'unico momento forse in cui Odabella cede ed è meno amazzone, meno guerriera rispetto al resto dell'opera. Appena finisce questo sfogo di Odabella, c'è un duetto molto forte dove Odabella si dispera perché non riesce a manifestare a Foresto le proprie ragioni, finché poi gli svela che lei ha intenzione di vendicare la morte del padre con questa spada che Attila le ha dato, e quindi insieme stringono questo patto proprio per eliminare il tiranno. Tariri, pa, 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 ra, ra. Il pianissimo improvviso possiamo esagerarlo molto di più, sempre questo deve essere tariri. Anche la rispostina che c'era alla terza battuta, la rispostina non sul loro livello, meno. La risposta è che è concesso, tratta, è concesso. Facciamolo questo. Bravi, ecco, sempre.